Una delle cose che è cambiata anche con l'abolizione di fatto delle province è la funzione che aveva la protezione civile provinciale, quindi questo come si riversa, come ha cambiato anche il rapporto dei comuni con la protezione civile, la funzione, insomma, come si riesce anche a coordinarsi tra comuni per eventi gravi come quelli che ogni tanto capitano in Marelli. Sì, senz'altro il fatto che certe funzioni la provincia non le utilizzi più, che comunque la protezione civile provinciale era molto organizzata, che comunque c'è sempre un'ottima protezione civile regionale, è chiaro che in ogni caso il responsabile primo della protezione civile è il sindaco, in tutti i comuni è sempre il sindaco. E quindi di conseguenza ogni comune deve adeguare sempre di più il suo strumento di protezione civile per mappare tutti i rischi che sono presenti sul territorio e per evidentemente anche essere in grado di allertare la popolazione su questi rischi. Noi abbiamo fondamentalmente il rischio idraulico, che è il rischio legato all'ombrone, abbiamo altre situazioni che possono venire da mareggiate o da altri fenomeni. E allora, naturalmente, qual è la parte forte di questo piano della protezione civile? E poi all'interno della provincia alcuni comuni si dovranno anche aggregare su queste cose. Noi abbiamo naturalmente mappato ulteriormente alcuni rischi che ci sono nel nostro territorio e soprattutto proprio perché siamo nella protezione civile, quindi nel fatto dove praticamente si interviene durante e successivamente agli eventi calamitosi. Chiaro che tutto il lavoro di prevenzione idraulica e quant'altro viene fatto anche con altri enti e con altri organismi. Abbiamo naturalmente visto come poter informare i cittadini mediante un sistema di allerta SMS che possono essere mandati su telefoni cellulari o su telefoni fissi e quindi naturalmente faremo sulla base di questo nuovo piano di protezione civile interventi che durante eventi negativi che possono aversi ci sarà un'informativa simultanea dei cittadini e al tempo stesso verranno i cittadini informati di ciò, dei comportamenti che dovranno fare. E in questo quadro sono previste anche tutta una serie di esercitazioni, di momenti di confronto con la cittadinanza per rendere edotta la cittadinanza sui rischi che sono nelle varie parti del territorio comunale.